Benvenuti a tutti, ci troviamo a Real Collegio d'Esco 2015, la tradizionale mostra mercato dei prodotti tipici del territorio, i saperi e i sapori della Lucchesia. Insomma, quattro weekend. Fede? Che fai? Sto mangiando. Ma come stai mangiando? Dobbiamo condurre la trasmissione, 2 ore che ti cerco. Andiamo a condurre la trasmissione. Eh certo, siamo qua, ci pagano apposta. Prendi il piatto, dopo si mangia. Quattro weekend sotto il segno dei prodotti tipici della Lucchesia, lo sapevi? Sì, lo sapevo. E allora andiamo, dai. Abbiamo raggiunto nel chiostro centrale del Real Collegio Marinella Berardinetti, funzionaria della Camera di Commercio di Lucca. Ci spiega com'è organizzato quest'anno il DESCO. 48 espositori sono. 48 espositori come lo scorso anno, con la stessa superficie espositiva che è quella che ci consente il Real Collegio, però con 6 espositori nuovi, con prodotti vari tra quelli più tradizionali, salumi, formaggi eccetera, ma quest'anno abbiamo 2 grandi novità: funghi e zafferano. In particolare lo zafferano della Lucchesia, abbiamo un produttore che presenta sia miele aromatizzato allo zafferano che zafferano in stimmi, in varie tipologie di confezione. Ah, ma questa cosa mi incuriosisce molto. Lei ha un minuto per rimanere in nostra compagnia ancora? Certo. Allora direi, Federica, vai a vedere come funziona, com'è lo zafferano lucchese, perché io non lo conosco. Sì Lorenzo, grazie, sono con Gaetano, del cofondatore di Zafferano Artigianale Ecclesia. Come vi è venuta l'idea di fondare un'azienda di zafferano, dove producete zafferano? Allora, dalla passione della cofondatrice Giada, in cui lavorava nei campi della nonna e vedeva in febbraio questi fiorellini che nascevano, dopo un'analisi di mercato ed uno studio delle caratteristiche dei terreni e della zona climatica lucchese, abbiamo scoperto che questa coltivazione a Lucca non c'era e abbiamo iniziato con la sperimentazione nei primi 2 anni e successivamente abbiamo iniziato la produzione vera e propria. E lo zafferano è coltivato a Lucca con la passione di un tempo, e ringraziando poi l'associazione dei coltivatori di Lucca, che ci dà la possibilità anche di partecipare a questi eventi. Quali sono le proprietà di questo zafferano e come lo coltivate? Allora, lo zafferano viene coltivato principalmente a mano, senza l'utilizzo di concimi chimici, di serbanti. Si considera che la produzione e la pulitura dei campi viene effettuata totalmente a mano. La concimazione viene fatta solo ed esclusivamente con sovesci selezionati biologici, e le caratteristiche organolettiche di questo zafferano hanno delle proprietà particolari che si trovano solo nella Lucchesia. Dobbiamo ricordare che lo zafferano cambia le proprietà e cambia le caratteristiche organolettiche a seconda della zona di produzione, quindi lo zafferano lucchese ha delle proprietà che sono ben diverse da quelle di un'altra zona, ecco. Bisogna considerare che per produrre 1 chilo di zafferano c'è bisogno di raccogliere e sfiorire a mano dai 120 ai 170.000 fiori. La raccolta avviene nell'arco la raccolta e la sfioritura avviene nell'arco delle 24 ore. Bisogna considerare che lo zafferano deve essere essiccato entro le 24 ore. Benissimo, grazie Gaetano, a te la linea Lorenzo. Davvero interessante questo zafferano lucchese. Siamo di nuovo però con Marinella Berardinetti, perché non abbiamo spiegato a chi ci sta guardando come è organizzato dal punto di vista logistico il DESCO. Il DESCO dal punto di vista logistico è organizzato nei 2 chiostri principali del Real Collegio, e con tutti gli espositori ovviamente dislocati nei corridoi principali, e poi ci sono 3 sale, sala verde, sala gialla e sala viola Wine School, all'interno delle quali vengono organizzate delle attività distinte in al DESCO si gioca, al DESCO si impara, al DESCO si parla di.
Cosa significa questa distinzione, insomma? Abbiamo raggruppato tutte le attività in queste tre tematiche. Al Desco si gioca, sono attività ovviamente destinate per i bimbi. Al Desco si parla di l'offerta culturale del Desco di quest'anno, che diciamo è la grande novità di quest'anno. Al Desco si impara una serie di attività organizzate in show cooking, degustazioni di vino, di vini abbastanza pregiati, e mini corsi per imparare a degustare il vino. Ci ha già fatto venire voglia di venire al Desco, ma noi ci siamo, grazie a Marinella Berardinetti. Adesso so che Federica dovrebbe essersi spostata per un altro stand davvero interessante. Sì Lorenzo, sono con Gian Piero del Frantoio di Massarosa per parlare proprio di quest'olio. Dunque, inerente alle polemiche degli ultimi giorni, ci puoi dire un trucco per capire la differenza tra un olio normale e un olio extravergine di oliva? Il mio non è un trucco, credo che, come già stanno ribadendo, un prezzo troppo basso non ci dà un olio di qualità. C'è troppo lavoro dietro all'olio d'oliva, quindi l'extravergine deve avere un giusto prezzo. Gli esperti dicono che questa è una buona annata, magari più sulla qualità che non sulla quantità. È vero, ce lo confermi? Sì, posso confermarlo, perché l'olio di quest'anno non è tantissimo, ma è di buona qualità. Buonissima qualità, anzi, direi. Ho visto che voi fate anche delle tipologie di olio molto particolari, col peperoncino, col tartufo. Ce ne puoi parlare un attimo? Sì, noi usiamo il peperoncino e il tartufo per condire i nostri oli, ma soprattutto puntiamo sugli oli di alta qualità. Facciamo anche un cru, che è un olio che gramula poco, resta poco nelle macchine, quindi esprime tutti i profumi e i sapori dell'olio toscano, diciamo. Quindi siamo contenti di questa cosa e quest'anno siamo fieri di fare un passo avanti anche con quest'olio qui. Siamo arrivati fino alla Sala Verde e siamo con Serena Scalici, che fa parte dell'associazione Ecoland, Educazione e Natura. Al Desco si gioca quest'anno. Sì. Cosa insegnate a questi bambini? Io ho visto una specie di orticello. Cosa gli fate fare? Allora, in particolare oggi parliamo dei diritti naturali dei bambini e delle bambine, e abbiamo un po' affrontato diciamo in maniera trasversale questo discorso. Prima gli abbiamo fatto sporcare le mani nella terra e quindi mettere le piantine, sia per il diritto appunto a sporcarsi che all'uso delle mani. Ora stiamo facendo laboratorio più improntato sulla natura e per il diritto al selvaggio, cioè i bambini hanno diritto a costruirsi un rifugio, a vivere in contatto con la natura. Tutti i nostri laboratori quindi sono improntati un po' sul discorso della coltivazione, quindi degli orti, fare didattica attraverso l'orto, fare didattica attraverso la natura, e ogni weekend l'abbiamo dedicato a un tema diverso. Quindi questo primo weekend è dedicato proprio a questo manifesto dei diritti naturali dei bimbi e delle bimbe. Quindi i genitori vi troveranno tutti i giorni quando il Desco è aperto, un po' per ovviamente insegnargli tutte queste belle cose e anche un po', diciamolo, per fare da baby parking, no? Mentre loro girano per, diciamo, gli stand. Diciamo che non si fa proprio il baby parking, perché quindi però ecco, i bambini si cerca di coinvolgerli al massimo per tenerli sempre in attività, soprattutto anche facendogli imparare delle cose, delle cose legate sempre comunque al discorso della natura e dell'ambiente. Grazie per la linea Lorenzo, siamo con Gene Gnocchi, uno dei protagonisti della prima giornata del Desco 2015 ed ospite nello spazio di Clip Comunicare. Allora Gene, comincio subito con la prima domanda: qual è il tuo rapporto con la cucina? Ma io ho la fortuna di avere una madre cuoca, i miei fratelli hanno dei ristoranti e quindi io sono nella condizione di non dover praticamente cucinare, perché abbiamo una serie, noi tra l'altro abitiamo allo stesso livello di piano, quindi abbiamo una serie di teleferiche per cui comunichiamo da cucina a cucina. Mia madre mi manda le teglie di lasagna, io le mangio e poi gli restituisco le teglie pulite. Quindi insomma proprio una linea diretta. Senti, invece il tuo rapporto con la cucina toscana, qual è il tuo piatto preferito e se c'è anche lucchese, perché no, visto che siamo al Desco?
Ma io non ho dei grandi rapporti con la cucina toscana, a dire la verità, perché mangio di tutto e quando vado in Toscana mangio tutto quello che mi propongono. E mi trovo sempre benissimo, però mi trovo bene in ogni regione, perché sono convinto che se uno va deve assaggiare i piatti tipici della zona e non chiedere cose che magari non sanno fare. Quindi non ho un piatto particolare, ma mi piace tutto. Senti, tu sei qui anche per lanciare il tuo libro Cosa fare a Faenza quando sei morto, ma tu non sei nato a Fidenza. Allora perché hai scelto questo titolo che ricorda anche una battuta di un film? Perché? E di cosa parla il tuo libro? Ma il titolo è proprio la parafrasi del titolo di un film che era Cosa fare a Denver quando sei morto, con Andy Garcia e William Defoe. E l'ho scelto, ho scelto Faenza semplicemente per un fatto biografico, perché io vivo a Faenza da 3 anni e quindi è semplicemente, ma Faenza sta per qualunque città italiana, potrebbe essere benissimo Lucca, potrebbe essere benissimo Capannori, Chiesino Uzzanese, però è Faenza perché io sto lì. Quindi il libro è un libro molto divertente, ma anche abbastanza amaro, perché fotografa una situazione di disagio di questo personaggio che non ha più voglia di ascoltare delle notizie continuamente, subissato di notizie che dovrebbero essere importanti, invece sono delle notizie che non hanno nessuna importanza, e quindi lui decide una soluzione estrema, e non dico se la compirà o no, perché quello è il finale del libro, però insomma è per questo il libro. Va bene, allora in bocca al lupo, buon divertimento, noi ci vediamo presto e restituisco la linea a te, Lorenzo. Ciao. Ciao. Posso chiederle cosa ha comprato? Ho comprato il pane, ho comprato il prosciutto dai signori, in offerta, le olive, formaggio. Prima volta al desco? No, vengo sempre. Scusi, mi incuriosisce, cosa ha comprato? No, l'ho fatto io, un dolce, io ce l'ho portato dalla mia mamma a cuocerlo. Alle caprese, nocciole, mandorle, noci e pinoli. Non ho capito, lei è venuta al desco con una torta da cuocere? Eh sì, c'è andata la mia mamma, il forno mi si è rotto e quando arrivo a casa di mia mamma lo cuocio. Nel frattempo assaggio qualche specialità, ma anche questo è molto buono. Ci crediamo, è sulla fiducia. Sì, è una specialità campana modificata. Che mangiate? Un panino col crudo di Gombitelli. Ah, spettacolare immagino. Sì, un'eccellenza nel nostro territorio, no? Quindi non è vero che la carne lavorata fa male, eh? Ma no, secondo me no, davanti a queste cose non si può resistere, diciamo. Da dove venite? Da Lucca. Quindi non è la prima volta al desco, immagino. Siamo degli abitué ormai dalla prima edizione. Che mangiate? Stavamo assaggiando i salumi a questo stand, se vogliamo chiamarlo così. Com'è? È buono. Buono. Ma io vi ho già visto prima, secondo me in tutti gli stand che offrono qualche assaggino vi fermate. No, siamo appena entrati. Ah, ecco. Ma non ci credo che i tuoi amici dicono di no. Da dove venite? Siamo di Lucca. Ah, quindi desco è la prima volta che venite? Io sì. Ti piace? Sì, secondo me è un bel evento. Vai, allora, buon appetito, buon giro. Ciao. Grazie. Madrelingua. Aspetti, com'è? È buonissimo. Poi col signore lì siamo oltre amici, è tutto buono. Tutto. Ah, allora lei lo conosce, quindi è per quello che dice che è buono. No, non è per questo, è perché conosco il vino e conosco il signore che lo produce. Lei viene sempre al desco? Sempre. Cosa le piace di più, il vino o anche il cibo? Il cibo, specialmente l'assaggi e tutto, poi il vino è una cosa più prelibata, via diciamo. Rosso o bianco? Tutti e due vanno bene, uno la mattina e uno la sera. Ha già fatto acquisti, che cosa ha comprato? Ho comprato dei fagioli di Garfagnana, ho ordinato, perché non era disponibile, una polenta favolosa, la cosiddetta 8 file, che è un tipo di pannocchia particolare che ha un sapore molto intenso e quindi necessita di pochissima, per chi non lo vuole, condimento. E se la è lucchese? Neo adottato lucchese, romano in fuga. Per la prima volta al desco?
No, la seconda volta. Ogni anno viene, insomma, dallo scorso anno non ha mancato l'appuntamento. Mai queste manifestazioni perché vorrei campare 100 anni e questo è secondo me il segreto, cercare i prodotti che allungano la vita, come la birra e i fagioli buoni. Cosa avete comprato? Siamo turisti. E cosa avete comprato? La marmellata e basta, e la birra. Birra come? I don't speak Italian, sorry. non parla italiano, però insomma apprezzate i prodotti tipici della Lucchesia. Tantissimo, è stata una bellissima scoperta. La cosa che le piace di più? Mi piace vedere quanta gente apprezza come noi la qualità dei prodotti locali. Mm-hmm. Infatti tutti sembrano molto contenti, quello che abbiamo assaggiato era tutto buonissimo. Da dove venite? Pisa, Israele, Israele. Ah, okay. Buon divertimento e buon proseguimento, eh? Ma eccoti, ti stavo cercando. Ciao. Non si parla con la bocca piena, eh? Ma sto mangiando, tu mi fai le domande e io rispondo. Dai. Adesso ti consento di mangiare perché abbiamo finito. Però il desco quanto dura? 4 settimane. Bene, quindi alla fine peserai minimo 3 kg in più. Correrò questo rischio. Va bene, allora grazie per averci seguito. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre su Noi TV, il mercoledì alle 20, poi replica il giovedì alle ore 14. Il desco, ricordatevelo, ogni sabato e domenica. Ciao. Ciao.